telecamere di RTM si trovano in zona industriale Ascoli Piceno, tratto gestito dalla Piceno Consid, come le immagini vi fanno vedere. E adesso vi facciamo vedere una bella sporcacciata. Come le immagini vi fanno vedere, c'è una mole di traffico non indifferente. Guardate quante macchine stanno andando verso il centro commerciale. Poi la telecamera adesso si gira. Guardate le buche che ci sono in piena curva. Gino alza la telecamera e fa vedere che praticamente l'asfalto non c'è più. E tutte le macchine, guardate, ci vanno dentro, tutte, non se ne salva una, guardate. E adesso vanno piano perché ci siamo noi, giustamente. Guardate, tutte, non se ne salva una. Avete visto? Guarda qui Gino, guardami questa schifezza. Passa di qua. Questa cosa è così da 5 anni e nessuno la mette a posto. Qui potremmo fare una ripresa lunga una settimana. Questa rotatoria fa parte come altre rotatorie della zona industriale Piceno, ci tengo a dirlo, Piceno Consid, tratto gestito dalla Piceno Consid. Come potete vedere, tutto nello stato di abbandono. Io mi faccio una domanda, ma come me la faccio io se la fanno tutti quelli che bestemmiano quando passano dentro la buca? Ma perché alla COP qui è tutto distrutto, tutto sdilaniato? E se ci spostiamo di 3 km, andiamo verso l'Oasi, è tutto nuovo, tutto perfettamente funzionante, ci sono anche le strisce bianche a terra, l'illuminazione, tutto funzionante. Beh, ci sembra una cosa molto strana, quindi volevo solo far capire che c'è qualcosa che non va. Se qui è Piceno Consid e parliamo della parte che va da Ascoli verso San Benedetto, e dall'altra parte dove ci sono i centri commerciali Oasi e Piceno Consid, dovrebbe essere tutto quanto uguale. La strada l'hanno fatta allo stesso periodo, quindi dovrebbe essere tutto uguale. No, perché poi vi facciamo vedere come è la parte opposta. Adesso vi facciamo vedere la parte sud, poi vi facciamo vedere la parte nord. Vi facciamo vedere la COP, inguardami la COP vicino dietro, centro commerciale COP. Poi dopo vi facciamo vedere il centro commerciale Oasi per vedere le differenze. Come le vediamo noi, le facciamo vedere anche a voi. Comunque, per il momento dalla COP, Piceno Consid, ci spostiamo. Come promesso, siamo arrivati alla parte opposta della Ipercop. Ci troviamo al centro commerciale Oasi. Come le immagini vi fanno vedere, qui l'asfalto è perfetto, non c'è una buca, ci sono i lampioni, facciamo vedere i lampioni che funzionano Gino, guarda, ci sono tutti i lampioni perfettamente funzionanti, addirittura la parte opposta abbiamo messo le luci a LED, inguardameli un po' Gino, guardate. Tutti i lampioni che funzionano addirittura con le luci a LED, tutti i cartelli segnaletica stradale nuova di zecca. Dietro le nostre spalle ci sono anche le strisce pedonali con i cartelli luminosi a LED, top dell'avanguardia. Vi facciamo vedere. Prato bellissimo verde, mentre all'Ipercop c'è rimasta solo la terra. Guarda, che cosa dire? Gino mi suggeriva, ci troviamo quasi a Beverly Hills. Sembra proprio Rimini, come la vogliamo chiamare?
Oh, Las Vegas, come la vogliamo chiamare? Diamogli un nome così di fantasia, Las Vegas. Miami, Miami Beach, eh? Ci troviamo a Miami Beach, guardate, tutto perfettamente funzionante, tutto. Invece, alla parte opposta, non funziona niente, zero. E parliamo sempre della Piceno Consid, perché qui, cari signori, gestione Piceno Consid. E allora ci viene da dire nord e sud. Per non dire altro, noi diciamo nord e sud. Qui è nord e sotto è sud. Figli e figliastri, belli e brutti, buoni e cattivi. Augurandovi un felice 2019, ma noi torneremo però, stiamo chiudendo il 2018 e apriremo il 2019. Tanti lavori sono stati fatti anche, voglio dire, anche grazie alle immagini e ai servizi fatti da RTM, che puntualmente sono tornati sul pezzo, puntualmente sono tornati sui luoghi dei misfatti e lo hanno portato nelle vostre case e nelle vostre televisioni. E quindi torneremo anche nel 2019, chiudiamo così il 2018 e lo riapriamo nel 2019. Da Beverly Hills, Ascoli Piceno, da Bernardino Comandini e da Gino Renato Fratini, per oggi è tutto. Buon anno a tutti!